Allora, quello che ci occorre per realizzare questa piccola scatola porta gioie, porta cioccolatini, un'idea molto carina anche da fare per Natale, semplice, veloce, poco costosa, ma allo stesso tempo molto utile, che possiamo regalare alle nostre amiche, alle nostre colleghe, facendo qualcosa che abbiamo fatto noi a mano, ma senza impiegarci troppo tempo e allo stesso tempo regalando una cosa utile. Ci occorrono due vasi di legno di diametro 10 cm. Una foglia, un fiore e un pistillo pretagliati, che poi vi farò vedere come vanno incollati sul coperchio. Io vado a lavorarlo utilizzando il crudino spaghetti e per questo progetto ho scelto il color nebbia, che è un po' il colore a cui abbiamo dato come tema, diciamo, a tutte le creazioni di questo Natale, quindi un petrolio, diciamo, un color petrolio ottaneo, ecco, e vado a lavorarlo con l'uncinetto 3,5, ma potete utilizzare benissimo degli avanzi che avete a casa di cordini per borse avanzati, vanno benissimo, oppure se volete potete anche utilizzare la fettuccia. Quindi vediamo subito come procedere. E vi ricordo che tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it e che per questo in particolare troverete un kit nella sezione kit natalizi. Per cominciare prendo il mio cappio, vado a inserirmi in un foro qualsiasi della base e andiamo a lavorare due maglie basse per ogni foro. Quindi ecco che ho fatto la prima, ripunto nello stesso foro e vado a lavorare una seconda maglia bassa. La stessa cosa per tutti i fori seguenti, quindi due maglie basse per ogni foro. Proseguo così per tutto il giro. Una volta terminato il giro, andiamo a chiuderci facendo una maglia bassissima puntando nel primo punto, in questo modo. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e vado a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante. Quindi non vado a fare punti più complicati, vado semplicemente a fare maglia bassa, anche perché la scatolina è molto piccola, e vado a lavorare i punti così come si presentano. Una volta terminato il primo giro di maglia bassa, vado a puntarmi direttamente nel primo punto e faccio subito una maglia bassa, quindi non vado più a chiudere il giro con la maglia bassissima. Tantissime di voi mi chiedono come fare a non far vedere il punto di cucitura. Questo è il modo: non vado a fare la maglia bassissima, ma punto direttamente nel primo punto del giro successivo e lavoro direttamente le maglie basse. Questo è l'unico modo per non far vedere la cucitura. Quindi procediamo a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante fino ad aver ottenuto l'altezza della scatolina che desideriamo, quindi direi almeno 10-12 cm di altezza, una decina di centimetri comunque tutti. Procediamo in questo modo. Allora, guardate, ho realizzato 13 giri, questo è il risultato e adesso ho deciso di chiudere. Quindi per chiudere prendo, mi infilo con l'uncinetto nel punto a fianco, aggancio l'asolina che ho qui, la faccio passare in questo modo, dopodiché taglio. E chiudo. Voilà. In questo modo abbiamo anche, diciamo, evitato che si crei lo scalino di chiusura del giro. Quindi, appunto, questo è il risultato della mia scatolina e adesso vediamo come andare a realizzare il coperchio. Allora, per prima cosa, per realizzare il coperchio andiamo a puntare all'interno dei fori, facciamo due maglie per ogni foro, esattamente come abbiamo fatto prima per partire con il fondo. E
e realizziamo poi due giri di maglie basse per fare il coperchio, ma adesso lo vediamo. Quindi partiamo subito realizzando due maglie per ogni foro come abbiamo fatto per il fondo. Il coperchio, una volta che siamo andati a riempire tutti i fori facendo due maglie per ogni foro, andiamo a chiuderci puntando nel primo punto facendo una maglia bassissima in questo modo, e dopodiché andiamo a realizzare due giri di maglia bassa. Quindi andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto per due giri, in modo da fare il bordino della nostra scatola, del coperchio della nostra scatola. Bordino che poi andrà a incastrarsi, ok? Quindi questo sarà l'effetto. Potete fare uno o due giri a piacere, a vostra scelta. Prima di andare ad attaccare la nostra decorazione sul coperchio, se volete potete ancora andare a fare un giro appunto catenella. Quindi vedete che qui ho fatto il cappio, vado ad estrarlo attraverso un foro in questo modo, dopodiché mi inserisco nel foro a fianco, aggancio il filo e vado a fare quella che è una proprio una catenella o una maglia bassissima come preferite, e proseguo così puntando attraverso tutti i fori. Vedete, semplicemente punto attraverso il foro, estraggo il filo e chiudo tutto e vado a fare questo punto catenella che va un po' a riempire e a mascherare i fori del nostro coperchio, dato che poi comunque si vedono in cima, e credo che sia anche un modo carino per mascherare il tutto. Quindi possiamo procedere in questo modo a fare questo giro tutto attorno e dopo vi faccio vedere come incollare la decorazione. Quindi vediamo subito come andare a realizzare la nostra decorazione. Per prima cosa dobbiamo andare a fermare, diciamo, il nostro pistillo. Quindi prendiamo la colla a caldo, vado a mettere un pochettino di colla qui all'inizio, dopodiché inizio ad arrotolare su se stesso la striscia che ho pretagliata. Non metto più altra colla perché il pistillo deve potersi allargare, quindi non vado a inserirne altra, ne metto poi solo qui alla fine per bloccare il tutto. Dopodiché vado a incollare il centro del pistillo, cioè il pistillo al centro del fiore. Quindi di nuovo metto abbondante colla a caldo qui, così, e vado a incollarlo al centro del mio fiore. Dopo lo andremo bene ad aprire, dopodiché andiamo a chiudere leggermente i petali del fiore in modo che non siano così, diciamo, sparati, ma un pochettino più chiusi. Quindi andiamo a mettere un goccino di colla qui alla base del pistillo su tutti e quattro i petali, e poi pieghiamo i petali dorati in modo che si chiudano leggermente e si attacchino qui alla colla che abbiamo posizionato, e vedete che si chiudono leggermente, voilà. Ok, questo è il risultato. Adesso non ci resta che andare a fissare il tutto sul coperchio. Quindi prima vado a posizionare la mia foglia e la vado a incollare. Quindi vado a mettere della colla qui sulla foglia. In questo modo, e vado a posizionare la foglia sul mio coperchio un po' dove desidero. Io volevo che stesse un po' così, e vado a posizionarla. Dopodiché vado a mettere la colla qui sotto al centro del fiore, e vado a incollare anche il mio fiore qui così. In questo modo. Adesso, dopodiché, apriremo bene il pistillo. C'è ancora una perlina che troverete nel kit. Adesso vado a recuperarla e andremo a incollarla qui al centro del nostro pistillo. Ho dimenticato di prenderla, adesso vado a cercarla anch'io in modo da posizionarla. E questo è super giù il risultato. Qui mi si è scollato un petalo,
vado a rimettere un pochettino di colla per farlo aderire meglio. E voilà. Adesso vediamo come realizzare una scatolina simile, molto simile, solo con un punto diverso e con una base leggermente più grossa. Quindi questa è un 14 cm. Usiamo questa base, poi il coperchio, vedremo come andarlo a decorare. Qui ho alcune delle cose che useremo, ma comunque sul nostro sito nel kit, se lo acquistate, troverete le due basi e tutto il necessario per decorare il coperchio, esattamente come abbiamo fatto noi il campione. Quindi c'è tutto, tutto, tutto l'occorrente. Poi sarà specificato nei dettagli e vi farò vedere poi bene come fare e cosa utilizzare. Quindi andiamo a vedere come fare questo in quest'altra scatola. Utilizzo sempre il cordino spaghetti nel color nebbia e andiamo subito a vedere appunto come partire. Quindi ho fatto il cappio, iniziamo subito. Vado a inserirmi con l'uncinetto in un foro, estraggo il filo e lavoro una maglia bassa. Rientro nello stesso foro e lavoro una seconda maglia bassa, puntate entrambi nello stesso foro. Nel foro a fianco invece vado a lavorare una sola maglia bassa, in quello dopo ne vado a lavorare due, quindi una e una due, poi di nuovo una sola. Nel foro a fianco ne lavoro di nuovo due e vado avanti ad alternare due maglie basse in un foro e una nel foro successivo per tutti i fori del mio fondo. Arrivati al termine del giro, vado a chiudere facendo una maglia bassissima, quindi mi inserisco qui dove ho fatto il primo punto e chiudo tutto con una maglia bassissima, una catenella, e iniziamo subito il giro successivo, dove per ogni punto sottostante vado a lavorare una maglia bassa. Facciamo un giro così perché poi partiremo con punto canestro, però ci serve una base di maglia bassa per poterlo fare. Quindi andiamo a fare questo primo giro di tutta maglia bassa, lavorando i punti così come si presentano. Arrivati al termine del giro possiamo iniziare a lavorare a punto canestro, ovvero andiamo a fare una maglia bassa nel primo punto e nel punto seguente facciamo sempre una maglia bassa, ma invece di puntare qui dove dovremmo puntare, andiamo a puntare attaccato alla base, quindi nel giro sotto. Vedete, in questo modo si crea un punto allungato, dopodiché lo chiudiamo. Facciamo una maglia bassa normale, però abbiamo creato questo punto, diciamo, più lungo. Adesso nel punto a fianco lavoriamo di nuovo una maglia bassa normale. In quello dopo ancora andiamo a puntare nella riga di sotto e facciamo il punto allungato. Poi facciamo di nuovo un punto normale e poi un punto allungato. Allora, guardate, ho terminato il primo giro di punto canestro, questo è il risultato. Adesso per il giro successivo e per tutti quelli a venire, il procedimento e il punto che andremo a lavorare è sempre lo stesso. Cambia solo una cosa, ovvero che dove nel giro sottostante abbiamo le maglie basse, adesso faremo i punti allungati e dove avevamo i punti allungati andremo a fare una maglia bassa in modo che il disegno resti scambiato. Quindi vedete, io avevo iniziato il giro con una maglia bassa e adesso invece faccio il punto lungo così, e nel punto fianco che ho un punto lungo invece vado a lavorare una maglia bassa normale. Questa è l'unica differenza, che i punti vanno alternati, ma detto questo il procedimento è lo stesso, quindi si fa una maglia bassa e una maglia bassa, chiamiamola allungata, in questo modo dove si punta nel giro di sotto. È il classico, diciamo, punto canestro. Quindi lavoriamo in questo modo tutta l'altezza della scatola che desideriamo. Allora, guardate, ho realizzato 12 giri e questa è la scatola terminata, quindi questo è il risultato. E adesso vediamo come andare a fare il coperchio. Allora, il primo giro del coperchio si fa nello stesso identico modo con cui abbiamo iniziato qui nel fondo. Quindi andremo a fare due maglie basse in un foro e una maglia bassa nel foro successivo. Adesso lo vediamo subito insieme e poi andiamo a farlo.
Quindi con l'uncinetto andiamo a inserirci in un foro e facciamo una maglia bassa. Voilà, dopodiché rientriamo nello stesso foro e lavoriamo una seconda maglia bassa. Nel foro a fianco ne lavoriamo invece una sola. In quello dopo ne lavoriamo di nuovo due e procediamo così per tutto questo primo giro. Una volta terminato il giro vado a inserirmi nel primo punto e chiudo il tutto facendo una maglia bassissima. Per il prossimo giro faccio una catenella e vado a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi esattamente come abbiamo fatto per la base di inizio, il primo giro diciamo che andiamo a fare è un giro intero di maglia bassa, quindi lavoriamo le maglie così come si presentano per tutto il giro. Terminato questo primo giro vado a lavorare due giri di punto canestro, ovvero facciamo un punto allungato puntando nel giro di sotto e una maglia bassa nel punto seguente, quindi esattamente come abbiamo fatto per la scatola, solo che per il coperchio i giri sono di meno perché sono solo due, un punto allungato e una maglia bassa, alternati così e il giro dopo di nuovo scambiati. Quindi dobbiamo procedere proprio come abbiamo fatto per la scatola facendo altri due giri di punto canestro, dopodiché abbiamo terminato il coperchio, vi faccio poi vedere come rifinirlo da sopra. Ecco qui, queste sono le scatole terminate, quindi i due coperchi decorati e la scatolina realizzata all'uncinetto col coperchio, quindi dei regalini molto semplici ma anche utili, che potete riempire con caramelle, cioccolatini o con quello che desiderate. Due misure di scatola, una proprio piccina per un presente, l'altra un pochino più importante, quindi ideali per i regali di Natale spendendo poco e realizzando una cosa utile e fatta a mano. Spero che questa idea vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti e vi ricordo che tutto il materiale con i kit comprensivi di tutto li potete acquistare sul nostro sito www.merceriamare.it, in descrizione trovate il link. Un bacione, ciao.